Salve a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento Uno sguardo alle stelle. La seconda settimana di ottobre inaugura il vero e proprio autunno emotivo e zodiacale secondo il ritmo della luna. Partirà dal Cancro, attraverserà il Leone e finirà in Vergine. Inizia il vero e proprio autunno zodiacale. Ariete, il vostro cielo si trova in una condizione felice, quasi spaesati, vi ritrovate come svegli da un lungo sonno. Adesso c'è tutto da reinventare, in amore, nel lavoro e soprattutto nelle attività pratiche. Arriveranno delle notizie che vi faranno necessariamente muovere per direzioni legali, economiche e anche, perché no, partire per un viaggio d'affari. Quello che inaspettatamente si presenterà questa settimana è ciò che avete sperato per mesi. Anche se siete increduli, cercate di reagire immediatamente e non fatevi ancora prendere dal torpore che l'uggia della luna vuole un po' infondervi. Toro. Il vostro segno parte con degli appoggi lunari notevoli, anche se dovrete rendervi conto di posizioni oggettive non proprio floride, avrete comunque la coscienza di ovviare con lungimiranza, attuando dei progetti e dei meccanismi di uscita alle situazioni che non vi piacciono. Sarà soprattutto l'amore in cui fiderete meno, proprio perché l'appoggio del partner, seppure presente a livello sentimentale, difficilmente vi potrà essere d'aiuto in progettualità pratiche che riguardano la famiglia. In parole povere, dovrete prendere voi le decisioni principali. Cercate di stare saldi e soprattutto di non innervosirmi. Nessuna ansia per il futuro e solo un senso di nostalgica malinconia. State tranquilli e fate con molta serenità le vostre scelte. Si apre per voi una nuova vita. Gemelli, il vostro segno zodiacale questa settimana ha un po' di contrasto emotivo, proprio perché la luna sarà per certi versi contro e vi aiuterà solo mercoledì e giovedì a concretizzare bene in questi due fortunatissimi giorni alcuni accordi lavorativi e affettivi decisamente molto importanti. Per quello che riguarda la socialità, siete in primo piano, siete il segno ancora più favorito dello zodiaco. Cercate quindi di sfruttare i vostri retaggi, i vostri contatti per costruire una nuova rete di comunicazione che vi porterà a incrementare le vostre applicazioni lavorative ed economiche. Cancro. Il cielo di questa settimana inizia con una luna che vi farà molto riflettere sulla qualità di alcuni dei vostri rapporti. Alcuni di voi potrebbero considerare che le proprie storie affettive possono essere giunte ad un momento di stallo, di calo, se non addirittura alla fine in alcuni rari casi. Eppure ognuno di voi avrà una reazione inaspettata. Vi metterete nella condizione di farvi desiderare, di farvi aspettare. Staticizzate un po' tutto e lasciate che sia il partner che si muova nella vostra direzione. Intanto le soddisfazioni lavorative arrivano. Con molta sorpresa vi troverete anche a ricevere delle proposte assolutamente inedite, nuove, forti, interessanti, anche in campi leggermente diversi da quelli di cui vi siete finora occupati. Cercate di sfruttare al volo le occasioni e posponete le dinamiche sentimentali alle dinamiche pratiche che per adesso sono di maggiore e più facile riuscita. Leone. Il cielo del Leone si presenta vantaggioso soprattutto nel centro della settimana. Avrete un grosso exploit, un momento comunicativo molto forte e molto importante. Probabilmente una grande passione prenderà totalmente campo e polarizzerà tutta la vostra attenzione. Cercate di seguirla e di abbandonarvi a questo momento assolutamente frivolo e pieno di soddisfazione emotiva e personale. Per il lavoro ci sarà tempo, anche se dopo tutto non va per niente male. Anzi, potrete però anticipare alcune pratiche lavorative durante l'inizio e quasi alla fine della settimana, posponendo tra l'altro una scadenza che incombe sul vostro ritmo lavorativo che recupererete meglio il mese prossimo. In bocca al lupo. Vergine, la settimana non inizia un granché, eppure il fine settimana sarà assolutamente glorioso, ludico e soprattutto allietato dalle gioie dell'amore. E divertitevi senza remore e cercate con il partner di vivere spensieratamente questo momento senza chiedervi troppo il perché. Cercate di essere meno guardinghi e circospetti in ambito lavorativo e soprattutto se ci sono dei sospesi in ambito amicale o delle cose non chiarite, cercate di chiarirle subito prima che diventino degli abissi invalicabili tra voi e le persone con cui non comunicate più. Siate un po' più sicuri e non abbiate le solite remore, vi allontanano semplicemente dal reale e non è il momento di perdere di vista la quotidianità, che sembra invece riuscire molto bene. Per i progetti a lunga scadenza ci sarà tempo, per adesso godete di questa gioia che deriva dall'amore.
Bilancia. Il cielo Bilancia si risolleva di molto dai suoi oberi e dalle sue incombenze. Adesso tutto fluisce in maniera chiara. Molti di voi potrebbero attraversare una fase di sospensione lavorativa e potrebbero destare anche la curiosità di molti attendenti che potrebbero arpionarvi letteralmente con delle proposte nuove. Cercate di fare i preziosi e di non essere facilmente seducibili. Tiratevela un po', insomma. Vedrete che la proposta giusta arriverà e in ogni caso, anche se state mantenendo un ritmo lavorativo abbastanza sereno in altri casi, cercate comunque di farvi corteggiare da una persona che potrebbe darvi veramente tanto. Fate in modo però di non farvi accorgere che siete interessati. Scorpione, è un momento di importanti novità. Proprio questa settimana la Luna vi obbliga necessariamente a decidere dove volete andare e con chi. Alcuni di voi saranno in viaggio, altri si trasferiranno, altri per lavoro prenderanno delle decisioni che li porteranno un po' più in là, un po' più lontano. Cercate quindi di mantenere i nervi saldi e di avere una giusta distribuzione delle responsabilità tra voi e il partner. In ogni caso lo zodiaco vi consiglia di mettere le ali e di volare da soli nel vostro cielo. Chi vi ama vi seguirà sicuramente. Le vostre scelte porteranno benissimo a livello carrieristico e lavorativo. Pensate per voi, vedrete che il partner, se è quello giusto, soggiungerà a prendervi per mano e a decidere con voi di continuare il vostro cammino insieme. Un cielo assolutamente spumeggiante per il Sagittario, ironico, sarcastico, pieno di divertimenti, di viaggi e anche di un brio lavorativo che avevate perso da tempo. È una settimana veramente felice, vi permetterà di estendere contatti nuovi e soprattutto di stare in mezzo alla gente. Alcuni di voi che si occupano di sport o di attitudini che hanno a che fare con l'ecologia, col naturale, con tutto quello che è il mondo degli animali, troveranno questa settimana degli stimoli decisamente molto ma molto interessanti. Inoltre l'amore sembra essere assolutamente alle stelle, è davvero un bel momento che vi ripaga tra l'altro di tante settimane in cui vi innervosivate parecchio perché non sapevate bene che fare. Questa settimana avrete l'imbarazzo della scelta, quindi godetevela e siete felici. Capricorno, un cielo eccellente per tutto ciò che riguarda il lavoro e gli affari, siete molto soddisfatti e tutto è molto solido, ma una luna un po' contraria potrebbe decisamente creare tensione e nervosismo con famiglia ed affetti. Il fatto è che voi comunque continuate a pensare che la direzione generale dovrebbe seguire una direttiva comune a tutti e siete sicuri che la strada sia quella che voi individuate. Cercate di essere un po' più democratici, tanto come sapete più là il tempo vi dà sempre ragione. Cercate di avere semplicemente lo stacco e la voglia di temporeggiare in modo da lasciare anche gli altri soddisfatti di fare anche dei tentativi che si discostano un po' dalla vostra direzione, ma vedrete che alla fine avrete comunque come sempre ragione e tutti seguiranno la vostra impresa. Rilassatevi, non è una lotta, soprattutto negli affetti, cercate di essere un pochino più distesi. Acquario. Il cielo dell'Acquario, a proposito di affetti, è in piena esplosione. Non vi si riesce a tenere fermi. Amore e giochi sentimentali e passionali sono all'ordine del giorno. Comincia a diventare invece il lavoro veramente molto complicato. Una fase hot vi aspetta e molti di voi prepareranno un bel colpaccio. Tirerete fuori però l'asso nella manica nelle prossime settimane ancora. Cercate di tenervi ancora un po' più abbottonati. Il vostro exploit è alle porte, ma non è ancora il momento. Parlate con un amico invece di un progetto lavorativo che vi sta molto a cuore e soprattutto attenzionate una persona che accanto a voi vi chiede un'attenzione un po' più particolare a livello sentimentale. Rifletteteci bene, in fondo l'amore quando bussa alla porta merita comunque di essere ascoltato e accolto. Deciderete poi cosa farne di questi sentimenti. Pesci. Il cielo dei pesci si stabilizza in un momento decisamente molto ma molto positivo. È finalmente l'ora di prendere delle decisioni sentimentali, come per lo scorpione, decisamente molto ma molto importanti, anche per il futuro. Una convivenza, mettere su famiglia, oppure cercare di investire del denaro per assicurarsi comunque una condizione di coppia decisamente molto più stabile. Chiaramente nel vostro caso dipenderà molto dal segno zodiacale con cui avete a che fare, ma in generale la vostra idea merita di essere seguita. Cercate di essere più sicuri e anche i dubbi del partner sceglieteli con la vostra proverbiale dolcezza. Grazie per avermi ascoltato, vi rinnovo il nostro settimanale appuntamento su Video Regione e il nostro quotidiano appuntamento su www.mioroscopo.it.